Allora, misure di superficie. La unit numero 2 con esercizio da completare sul libro. Si esprimono in centimetri quadrati. Book, school bag, perché colorati. Moltiplico tra loro due dimensioni. Giusto, state attenti. Base e altezza. Blu, questa giallo, è la base. Celeste, rosso. E questa è l'altezza. Rispezzate. Quindi se faccio book, school base bag, per altezza, ottengo che cosa? Come sempre, l'area. O superficie pencil espressa case, in pen and exercise book. Practice with your school objects. Significa esercitatevi con i vostri espressa in oggetti centimetri quadrati. Non sbagliate questo. Molto, molto semplicemente. Qui avrò i decimetri quadrati, qui avrò i... No, che decimetri quadrati? Ho sbagliato. Decametri. Dam. Qui avrò, che cosa avrò? Ettometri quadrati. E qui cosa avrò? Chilometri quadrati. Oh, e penso che... E poi via discorrendo, eh? Qual è la cosa più importante? Ogni ordine, e ripeto, ogni ordine, secondo voi quanto vale? Chi mi dà un indizio? 100. Perché vale 100? Mi fa piacere che leggi dal libro, ma perché vale 100? Vuol dire che almeno l'hai visto. Perché vale 100? Secondo te l'ho spiegato, perché vale 100? Perché si fa 10 per 10. Ok, ogni ordine vale 100, perché quando parliamo di superficie moltiplichiamo tra loro due dimensioni, base e altezza, che esprimono la misura del piano in centimetri quadrati. Ci siamo? Allora, ragazzi, chi ha capito qualcosa? Qual era la pagina che stavamo vedendo? Quindi, che succede secondo voi? Che succede secondo voi? Chi me lo dice? Chi me lo sa dire che succede? Sto cercando una paginetta. Vediamo. Che pagina c'era quella delle misure di superficie? Me lo dici per favore? 330. Torniamo a 330. Ok. Allora. Facciamo un esempio.
Molto, molto facile. Andiamo a pagina numero 331 e facciamoci l'esercizio numero 2 con un esempio. Ascoltate un attimo. Allora, sono sempre disturbato. Guardate l'esercizio numero 2. Copiare. Maestro, a che pagina? Pagina 331. Ci copiamo.